Beh, non potevamo che parlare di comunicazione adesso. Do il benvenuto a Norberto Nicolai, giornalista con una trasmissione di punta per tutti quanti i nostri amici tra calcio e realtà. Fra calcio e Tra realtà. calcio e realtà su Stappe Radio. Benvenuto Nicolai. Grazie. Un saluto al nostro Giorgio Prinzi, il giornalista scientifico che si occupa di ambiente e energia. Buonasera Prinzi. Salve e grazie dell'ospitalità e Il buonasera a tutti benvenuto al gli ascoltatori. nostro amico economista, che è anche giornalista e che si occupa di strategia economica ed aziendale, grazie a Carlo Alderighi. Grazie a voi. Allora, Norberto, il tema mediatico più importante oggi. Sono osservazioni politiche, varie osservazioni politiche, dove il primo dato che possiamo notare è che la gente piano piano si sta risvegliando e l'abbiamo visto con le ultime elezioni comunali. E è un dato importante perché se guardiamo quelli vecchi, abbiamo visto una stragrande maggioranza della sinistra, più o meno centrale, grazie anche ai spostamenti, sembra questa volta senza denari, da parte di eletti in gruppi che passano ad appoggiare quelli che dovrebbero essere i loro avversari. C'è un dato importante, la elezione di De Luca. Allora io sento in giro le persone che fanno: i politici sono tutti ladri, non andiamo a votare, non ci andrò mai più, bisogna cambiare, fare delle novità. Ora, De Luca, io mi auguro per lui che sia innocente, perciò, ma in questo momento è un indagato, credo, è indagato, vero Diego? Sì, è un indagato e la gente l'ha eletto. Che segnale è questo? Io allora, come sentirò qualcuno che si lamenta, sono tutti politici, non vado a votare, io mi giro e me ne vado perché non è accettabile fare eleggere una persona indagata e poi sottolineo, e poi la legge Severino non va più bene, andava solo bene per colpire Berlusconi e farlo fuori dalla scena politica, come stanno ritentando adesso, non a caso, accordo, patto con Salvini, ringraziamo il Signore di questo patto, e improvvisamente riparte tutta la macchina magistrale? No, non ci stiamo. Una notizia di adesso, di poche ore, se non vado male, se non erro, è che a Bolzano cadrà la giunta di sinistra, il presidente, il sindaco era uno del PD e sembra che vogliono candidare Frattini, che ho conosciuto, una persona più che valida. Me l'auguro fortemente. E in tutto questo bailam, vediamo che, come lo possiamo chiamare senza essere denunciati io e la televisione, colui che si fa prendere in giro da tutta Europa, perché scendere e fare la passerella con la musica di Azzurro, io Celentano, Azzurro è una bella canzone, mi piace molto, ma non c'ha niente a che fare con l'inno italiano, ragazzi. È vero che l'obbligo c'è solo per il Presidente della Repubblica, ma se non ricordo male, tutti i presidenti del Consiglio sono stati accolti con l'inno d'Italia, Renzi con Azzurro. Io fossi stato al posto suo, avrei detto fermi tutti, ricominciamo da capo, replay, no? Senti, No, forse sull'immigrazione, più su, che ecco. azzurro sarebbe andata bene finché la barca là. Ma non, sta barca sta. Ecco, sull'immigrazione, attenzione, dobbiamo capire bene una cosa. E voglio parlare degli uomini di destra, specifichiamo meglio, degli uomini che vengono dal movimento sociale italiano e dagli uomini che in questo momento si riconoscono in tutti i movimenti di destra, cosiddetta e non di centro. Non sono mai stati razzisti per il colore della pelle e non lo saranno mai. Il colore della pelle non c'entra niente sul discorso dei migranti. Il discorso è un altro, dove noi assistiamo a una mamma che si impicca e lascia due figli piccoli perché gli hanno staccato la luce, il gas, l'avevano sfrattato. Un imprenditore amato e rispettato dai suoi operai che si spara. Signori miei, non c'è lavoro per gli italiani, ci sono giovani, giovani che si riescono a fare un master, non a trovare lavoro, a fare un master diciamo che sono fortunati. Non ci sono case.
E noi vediamo questa massa di cosiddetti profughi dalle guerre che sbarcano tranquilli, anzi li andiamo a prendere, li ha presi la Marina Britannica ultimamente, non ricordo quanti, che numero fossero, e li portiamo in Italia e li manteniamo in alberghi di lusso, e poi questi si lamentano del cibo, vogliono avere wifi. Poi avete notato una cosa, tranne in alcune situazioni che vedi che sono dei disperati, e su quello siamo d'accordo, sono tutti dei giovanotti ai tanti, ben vestiti e con la faccia, no? Vi ricordate quelle due sequestrate che sono venute con la faccia bella pasciuta? Lì ha fatto bene anche le applicazioni di vario tipo, probabilmente l'hanno pasciute bene. E allora noi dobbiamo accogliere questi pseudo rifugiati. Ora, io dico, non dobbiamo fare la caccia ai barconi per affondarli, ci mancherebbe pure. Ma ricordo a tutti che il vecchio accordo con Gheddafi aveva impedito i viaggi in mare sui barconi e lo sbarco in Sicilia. È chiaro, bravo Nicolai. Ecco, Prinzi, da una parte abbiamo quelli che non vogliono nulla dal punto di vista del progresso e della scienza, contestano il nucleare, contestano gli idrocarburi, contestano le georisorse, non si deve fare più nulla in Italia. Dall'altra parte, una dall'altra volta. Parte abbiamo la scienza che invece mette in piedi una serie di soluzioni per fare in modo che ogni ciclo del progresso sia anche a tutela dell'ambiente, a tutela delle persone. In mezzo i giornalisti lo raccontano, si fanno tirare un po' troppo per la giacca dai contestatori, che possiamo dire? Perché non si fanno dei bei racconti di grandi risultati e soluzioni scientifiche sui media? Ma perché i giornalisti sono l'espressione del resto della società, cioè è la società italiana che ha una scarsissima propensione verso la cultura scientifica, anzi, proprio più che scarsa propensione, ha quasi l'orrore. Per caso sono stato anche per un mandato consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Naturalmente, soprattutto nella pausa pranzo, uno parla delle cose che gli interessano. Ci sono stati alcuni colleghi che mi hanno poi contattato una o due volte dopo al Consiglio nazionale. Ma è vero che sei ingegnere? E allora si capisce perché c'è un giornalista che è a favore del nucleare. Cioè, roba da far cascare le mani. Dopodiché non sono stato più neanche messo in lista, indegno della ignoranza generale. Ecco. E adesso uno lo dice se con le battute. Se non sai ci servi, se sai è un problema. No, sono delle. C'è la buona fede, non è che siano in cattiva fede, è proprio questo rifiuto della conoscenza scientifica. E naturalmente uno cerca di spiegare, per farlo lo fa con i mezzi più didattici, ad esempio i grafici. La gente quando vede un grafico, quando è ma questa è roba tecnica, ma come si fa? C'è un andazzo generale in Italia e questo lo comporta proprio questa comunicazione che funziona male, no? Questo giornalismo che funziona male, poi porta e spinge il momento in cui bisogna scegliere chi mettere a guidare un'amministrazione pubblica, un'azienda pubblica, vengono pescate le persone senza competenze, vengono prese più con l'idea di essere politicamente vicino a. E drammaticamente poi finiscono lì, non sanno cosa devono fare. Cioè passano i primi 2 anni a studiare cosa devono fare. Poi il terzo decadono, quindi la parte dice che io che cosa l'ho messo a fare? Cioè, perché in realtà ogni volta che dobbiamo determinare un amministratore, che sia di un ente locale, pubblico, ministero, governo e altro, lì ci servono persone che quando salgono in sella, dopo 30 giorni sono già operativi. Cioè, ci servono persone competenti che hanno già in testa quello che vogliono fare. E lì è un problema anche di campagna elettorale. Cioè, da noi viene fatta per slogan. Non per progetti. Appunto, se andiamo a guardare, e ci sono grandi pecchi anche nei paesi anglosassoni, però sono minori dei nostri, sì. La campagna elettorale viene fatta con il confronto sulle cose e la gente si interessa, ma perché
ha un'altra mentalità. Gli americani magari non sanno chi è Dante Alighieri, non è difficile, non sanno dove è l'Italia magari, a parte gli italoamericani. Ma mi sembra che una candidata e vicepresidente, quella col fucile, non aveva neanche le idee molto chiare dello stesso continente americano come geografia. Quello dell'Alaska, no? Esatto, quella lì. Fece il giro. Ma non l'ha mai detto, l'hanno scritto. Dicendo che è stata lei per fare il fare. No, sembra che l'abbia. Vabbè, ma non è questo il problema. Però hanno nei confronti della scienza e della tecnologia un'apertura che noi non abbiamo. E hanno soprattutto un pragmatismo che noi europei, molto più italiani del resto dell'Europa, ma questo è un male più europeo che americano, di essere dei teorici. Perché funziona bene la Costituzione americana? Semplicissima. E dei pesi e contrappesi, cioè dice chi va al governo, chi cerca il potere, non è certo un potenziale santo, è uno che può fare pure gli interessi suoi. Quindi hanno creato un bilanciamento di incentivi e di freni. Le lobby ufficialmente riconosciute? Esistono. Il lobby, che vuol dire anticamera, lobbying vuol dire fare anticamera, perché quando si va da una persona anche lì bisogna aspettare che quello riceva. E questo è il pragmatismo. Da noi invece addirittura il politico deve farlo gratis e come campa. Cioè deve essere giustamente pagato, ma poi pretendere che renda per quello per cui viene pagato. E questo è corretto. Proprio andiamo sul rendimento. Alderighi, allora, secondo ormai quello che dice l'Istat, il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutto a posto, l'economia è ripartita, i disoccupati sono spariti, no? E questa è la condizione economica secondo i giornalisti? Assolutamente no. I colleghi precedentemente hanno espresso la loro opinione molto correttamente. Un giornalista in Italia fondamentalmente è una persona pagata anche dallo Stato e quindi anche dal governo. Se non ne segue i dettami del governo, è fuori. Io ricordo un giornalista famoso, purtroppo morto, che quando citò una grande azienda italiana dicendo che il suo prodotto era una specie di scatoletta, fu licenziato in tronco. Adesso, questa è la condizione del giornalismo in Italia. È molto facile dire la situazione. E io mi aspetterei che un primo ministro che ha voglia di riscattare l'Italia e gli italiani andasse in televisione e dicesse primo la verità agli italiani, secondo dicesse cosa c'è da fare, terzo poi farlo in altro discorso. Questo non avviene in Italia, purtroppo non avviene, noi stiamo andando sotto questo profilo sempre peggio. Questo è un problema. Ecco, Alderighi, ma perché non vengono chiamate delle vere persone competenti? Prendo oggi i ministri dell'economia. Allora, diciamoci chiaramente, un buon ministro dell'economia è un buon tesoriere. Perché è un buon tesoriere? È uno che dice, queste sono le risorse che tu hai, queste sono le attività che noi dobbiamo fare. Ecco, organizza al meglio le risorse affinché copriamo tutte le attività. Poi viene pure detto, ci sono un po' di operazioni finanziarie sulle risorse che hai, gestisci anche queste bene perché devi preservare la risorsa, devi anche eventualmente sperare che se investi bene questa ti renda qualcosa. E noi invece continuiamo a metterci chi scrive teorie economiche, non realtà veri tesorieri. Perché? Ma è diffusa l'idea, ovviamente, non lo si può dire molto, ma è diffusa l'idea che i nostri economisti, che è preposto a questi discorsi, sia una persona che segua degli ordini. Non diciamo di chi. Molti di noi lo immaginano, ma non diciamo di che. D'altra parte, quando Renzi venne con l'idea di rivoluzione dell'Italia, tutti ci aspettavamo che facesse un governo autorevole e un ministro dell'economia economista, cioè che dicesse agli italiani, signori, la situazione è difficile e dura, ma facendo questo si può fare. Hanno messo una persona che tutta la vita ha gestito le tasse. Ma come si può pretendere di fare un'economia seria con una persona che sa mettere solamente tasse? Questo ha fatto.
Oltretutto, il governo Renzi è un governo, diciamo così, definiamolo abbastanza leggero, che al di là del ministro Poletti del lavoro, che sempre si è sempre occupato di lavoro, gli altri sono persone, onestamente, che sarebbero ampiamente sostituibili. È la mia opinione, ovviamente, non è solamente la mia, è un'opinione molto seguita in Italia anche dalla stessa sinistra, che non lo può dire, ma è così. È chiaro, io ringrazio Nicolai, ringrazio Prinzi, ringrazio Alderighi e andiamo avanti.